Bentornati in diretta Che Roma è. Adesso andiamo a parlare di un tema molto importante, molto serio, secondo me insomma, dovrebbe esserlo non solo per le persone che abitano in una certa zona di Roma, diciamo Roma Est, dovrebbe esserlo per tutti, persone che protestano da tanto tempo, da tanti anni, da ben prima insomma, che si insediasse il Movimento 5 Stelle al Campidoglio, contro i roghi tossici, i fumi, i fuochi che arrivano dai campi rom e non solo, anche perché ultimamente sto constatando una certa escalation, complice la pioggia che è mancata almeno fino ad oggi. E allora saluto al telefono in diretta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Tranchina. Buongiorno Tranchina, ben trovato. Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo cercato Tranchina perché ieri è stata votata una mozione. Mozione per intervento governo e prefetto sui roghi tossici. Questo battono sì. Appunto le agenzie, è stata approvata questa mozione che chiede appunto che si rivolge al governo e al prefetto. Io lo chiedo, ecco, al consigliere che cosa può portare di buono e cosa può far sperare ai cittadini che continuano a postare ogni giorno video che lei immagino ben conosca, anche perché è stato già consigliere municipale, insomma le conosce esatto. Bene queste questioni. Prego. Esatto. Allora, noi come maggioranza capitolina abbiamo voluto fortemente questa mozione, perché a parte che io personalmente sono 4 anni che mi occupo del tema, però la cosa principale è che cerchiamo di informare correttamente i cittadini. C'è un'azione complessiva che, ripeto, la maggioranza e l'amministrazione capitolina sta mettendo in atto. Il punto centrale è la chiusura dei campi e il programma chiaramente è un programma a medio lungo termine. Quindi, nonostante tutti i nostri sforzi e nonostante anche gli impegni economici fuori budget, cioè nuovi presidi dei vigili urbani, questo fenomeno non può essere gestito in tempi brevi dall'amministrazione. E quindi noi con questa mozione vogliamo lanciare un appello al governo affinché ci sia vicino e sia vicino soprattutto alla salute dei cittadini, perché invochiamo l'uso dell'esercito e della finanza e del comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri. Perché questa accelerazione? Perché i cittadini sono esasperati, quindi come Comune di Roma noi già abbiamo fatto, e c'è anche nella mozione, per chi ha la voglia di leggerla, una infinità di controlli, di denunce, di sequestri penali, insomma l'azione c'è. Abbiamo un report anche dei vigili del fuoco che segnala in alcune situazioni una diminuzione dei roghi, però purtroppo i cittadini sono esasperati e noi ci dobbiamo necessariamente appellare al governo per avere quelle forze di cui Roma ecco, oggi no, non allora, dispone. Questo è però realtà. Non è un po' anche, perdoni la domanda ma la faccio a nome di chi prego, ci segue, prego. Gente esasperata, lei lo sa, certo. Non è un modo anche di scaricare, però non è un modo di scaricare no, verso il governo, no, cioè no, perché no, il Comune di Roma, che comunque altri comuni insomma prendono provvedimenti più netti, perché voi non avete la possibilità di agire da soli, non dico risolvendo dall'oggi a domani questo problema, ma di incidere di più, cioè avete pochi uomini chiaro. Da mettere in campo. Guarda, è chiarissimo, allora qui parliamo non di un piccolo fenomeno, qui parliamo di un sistema criminale che diciamo sfrutta anche queste persone per garantire uno smaltimento illecito dei rifiuti, cioè non è una cosetta che un ente locale può affrontare magari con degli interventi spot, qui va messa in campo un'azione coordinata anche con le altre istituzioni che si occupano di sicurezza
per consentire la risoluzione in tempi accettabili del fenomeno. Quindi cosa dovrebbe accadere adesso? Il governo che risposta dovrebbe dare? Beh, sicuramente aumentare la disponibilità di uomini e mezzi che già in parte è stata data dal prefetto, perché noi già da luglio 2016 abbiamo sollecitato il prefetto. Il prefetto ha istituito, dietro nostra indicazione, anche una squadra che si occupa, Interforze, che si occupa della prevenzione del fenomeno. Però il prefetto ha bisogno di più risorse, quindi voi vi fate l'autori di questa richiesta. Eh beh, assolutamente sì, perché noi continuiamo a mettercela tutta, però non è che possiamo sperare. Chiaramente noi parliamo di un fenomeno che c'è, calcoli, i primi roghi sono stati segnalati nel 92 nei campi di assolutamente. Del 900, quindi non è che arriviamo noi con un bilancio disastroso che ci hanno lasciato e risolviamo il fenomeno, anche perché non ci dimentichiamo che ci hanno lucrato alla grande. Beh sì, adesso non entriamo in quel tema che è anche parte di Mafia Capitale, certamente. Le chiedo però un'ultima cosa prima di lasciarla poi al suo lavoro, sulla salute dei cittadini, perché qua non si può, credo, non pensare che questi roghi che arrivano di materiale di ogni tipo dai campi siano tossici. Ormai io mi sento di darlo quasi per certo, ma mancano proprio quelle misurazioni che i cittadini chiedono. Ecco, perché non si riesce a dare almeno loro il conforto, no? Di dire ogni giorno misuriamo questi fumi? Allora, l'agenzia preposta per il controllo della salute dei cittadini è l'ARPA. È l'ARPA, certo. Addirittura io segnalo, ma non per fare polemiche, ma solo per far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, l'istituzione del registro dei tumori nella Regione Lazio, che è l'unica legge approvata proposta dal Movimento 5 Stelle, ancora non è stata attuata dopo circa 2 anni dall'approvazione nella Regione Lazio. Quindi questo è un altro tema sul quale dovremo insistere e sollecitare la Regione a monitorare in maniera decisamente più incisiva questo fenomeno. Beh, perché insomma comunque, poi il sospetto comunque dei cittadini può essere che nessuno voglia farlo, dice, perché così almeno non ci spaventiamo più di quanto non lo siamo già, insomma, quindi dovrebbe essere trasparente. No, perché sarebbe allucinante una cosa del genere, però io penso che il problema si risolve se tutte le persone o meglio dire tutte le istituzioni coinvolte agiscono in maniera sinergica, cioè andiamo al di là degli schieramenti. Beh, lo speriamo, problema, questo dovrebbe valere sempre questo, no? Guarda, e poi veramente vi lascio, lo spirito con il quale è stata scritta questa mozione è proprio questo. Collaboriamo per risolvere il fenomeno che non è più accettabile dopo oltre 25 anni, insomma. Grazie Tranchina, buon lavoro, grazie a lei. Grazie. Ed eccoci qua, allora, c'è un signore al telefono che vuole intervenire, come dire, me l'aspettavo una sua reazione, ma noi abbiamo chiesto a Tranchina, insomma, quello che potevamo, ma già leggo commenti anche sul mio post, su WhatsApp, non mi sembrano molto soddisfatti da questa mozione i cittadini, ma parliamone liberamente come sempre. Roberto Torre, presidente del Comitato di Quartiere Tor Sapienza, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti voi. In realtà Roberto Torre il buongiorno lo vede poche volte, perché ogni giorno dà il buongiorno cattivo giorno pubblicando foto e video di roghi. Allora, ha sentito questa intervista Torre, no? Dice una mozione per impegnare il governo a darci più uomini, esercito, polizia, insomma, forze da mettere in campo intorno e nelle zone dei roghi. La persuade quest'idea Torre? Gliela chiedo io allora la cosa. Mi lascia grandi perplessità, perché forse a Tranchina è sfuggito qualcosa, cioè visto che ha dichiarato che dal 92, oggi che si trovano al Campidoglio e non hanno un programma chiaro, si va avanti a vela per tentativi, sembra anche un modo di scaricare le responsabilità, io aggiungo è sfuggito che qui se ne è occupata la Forestale, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, il prefetto Gabrielli, il quale in pubblico dichiarò che era stato sconfitto dal fenomeno,
E allora io sottolineo innanzitutto, per quanto riguarda l'ARPA, che l'ARPA disse non abbiamo parametri di riferimento, io chiesi, beh, misurate l'aria a Castel Gandolfo, poi misuratela da noi, magari possiamo vedere una leggera differenza. Ecco, sull'aria comunque... loro dicono che, ha sentito, no? Dice Tranchina, dice è la regione che deve fare questi rilievi, queste misurazioni, insomma se la scaricano un po' la palla. Ma infatti Andrea, io sono stato reduce di un incontro a Morena dove hanno un problema molto analogo specchiato, su cui c'erano anche due onorevoli di cui posso fare il nome, c'era Roberto Morassut, c'era Rampelli, che qualcuno ha detto ma non potete volere tutto e subito, beh, se 15 anni dopo significa volere tutto e subito, insomma una perplessità arriva. Io ho suggerito una cosa, magari richiede un pizzico di tempo, non un tempo lungo, di nominare una task force politica, attenzione, non parlo di task force armate, no? Su cui c'è un responsabile, una sola voce che parla e che chiaramente non ci mette nelle condizioni di assistere a questo scaricabarili. Io insisto su una cosa, qui tutti i santi giorni accade, allora sentire anche il sindaco che ci racconta del coso, del foglietto, del documento dei vigili del fuoco che praticamente dichiarano 9 roghi solamente, beh, siamo distanti dalla realtà in quanto forse non sono a conoscenza che i vigili del fuoco intervengono esclusivamente se ci sono fiamme e devono essere anche alte. Quindi per quanto riguarda appunto tutto quello che accade nell'area Salviati, io mi rendo conto è abbastanza grande, perché poi alla fine quest'area, voglio dire, parte da Salone e arriva fino a Fiorentini, qui succede di tutto e di più e noi ancora seguiamo a dire ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Allora nel frangente di questi progetti, che per carità potranno essere forse anche utili, che cosa facciamo? Noi seguiamo ad asfissiarci? L'incendio di ieri che hanno fatto passare come erbacce, io ho appena pubblicato delle foto in cui dimostro che non è un problema delle erbacce, ma è andata a fuoco una discarica che era stata occultata. Aspetta Roberto, perché questo è interessante, allora, noi l'abbiamo raccontata attraverso un altro amico, Alessandro Moriconi, che poi metteva un video, al parco di Centocelle stiamo dicendo? No, parlo di Via Collatina. Ah, di Via Collatina, ok, ma non quello di questa mattina, quello un deposito di camper. Quello di ieri. Allora vado a cercare anche le tue foto, e cioè che cosa è andata a fuoco? Una discarica pure lì nascosta? C'è una discarica che sta rivenendo fuori, che noi avevamo segnalato anni or sono. Ah, eccole qua le foto, eccole. Certo, in considerazione, lì purtroppo la ditta, l'impresa che faceva i lavori per il passaggio del treno ad alta velocità, ha scaricato tutto quello che è l'amianto di baracche che c'erano sul percorso, le traversine dei vecchi binari, ha scaricato tutto il granigliato, diciamo, che si mette sulla massicciata delle ferrovie. Noi l'avevamo denunciato, dentro c'è di tutto e di più. Io questa mattina, cioè tu stai dicendo che qualcuno ha forse pure volutamente, che aveva scaricato tutto lì illegalmente, poi ha fatto in modo che andasse a fuoco, oppure semplicemente poi alla fine è andato a fuoco, quindi altri veleni probabilmente. Altri veleni, tanto più che ho sottolineato che quando c'è sterpaglia, probabilmente il fumo è bianco, diventa leggermente marrone, da lì usciva fumo nero. Beh, anche perché ormai siete esperti di fumi, ecco, vedi, allora... I vigili del fuoco, voglio dire, i vigili urbani hanno dovuto chiudere l'intera Collatina. Noi siamo da 24 ore che non possiamo assolutamente respirare, è qualcosa di ignobile, cioè questo è un problema veramente pesante. Io sono stato addirittura contattato da Angelo Ferrillo, che è il portavoce della Terra di Fuochi Campana, ci diede addirittura soccorso a noi per fare un presidio davanti al Parlamento. Per questo dico, ci vuole una task force politica, ma che la smettano di dire di chi è la competenza o non la competenza. Chi si è candidato oggi non può dopo prenderci a parolacce con l'alibi quelli che c'erano prima. A Roberto Torre non possono dirlo, perché io sono 15 anni che denuncio queste cose, quindi diventa una rabbia. E poi concludo dicendo, facessero anche pace con la loro testa, perché l'assessore locale ci ha addirittura accusato di istigazione alla xenofobia,
ci ha accusato e ci ha detto i roghi sono solo pochi, sono diminuiti. Ma chi è questo, scienziato? Io non, ma anche se non ce lo dice qua. Del coso, del quinto municipio che è stato nominato è il titolare della ragione assoluta, va dicendo che Roberto Torri addirittura è un coso, è un maleducato. Beh, ma bisogna ringraziare. No, ma io cerco di filtrare poi queste cose perché veramente poi ognuno, ma insomma andiamo alla sostanza. La sostanza ci dice, poi saluterò Roberto Torre che sa che può intervenire, vi seguiamo, chiunque adesso da Tor Sapienza può chiamare o scrivere su WhatsApp. La sostanza è che abbiamo un problema grandissimo. Allora, è evidente che come soluzione non può soddisfare il fatto, dice, chiedo al governo, anche perché un governo di un altro colore, fanno polemica su quasi tutto, la stessa cosa con la regione, il rimpallo sui rifiuti, allora magari, però bisogna che questo problema diventi prioritario e che non passi il giorno in cui non ci sia un controllo, perché quella diventa poi terra di nessuno, perché uno scarica, quell'altro i rom prendono, la gente porta materiale a questi rom, attenzione, perché quindi mercati legali di ogni tipo. Allora questa soluzione, questa mozione sembra in effetti un pannicello un po' così, pannicello caldo cosiddetto, no? Leggo pure un messaggio, intanto Marcello su WhatsApp dice mando un abbraccio a Roberto Torre, questi del comune non fanno nulla e vabbè, e poi ci ricorda che è scaduto l'appalto per la verniciatura delle strisce gialle parcheggio invalidi, è scaduto il 31-5, non lo so, adesso andremo a verificare, Marcello, grazie. Poi c'è un altro amico invece, Lorenzo, vabbè non sono riuscito a fare la domanda in diretta, ma lui dice Andrea, vi seguo, io non mi aspettavo che 5 Stelle potessero risolvere tutto, ma per esempio avessero delle idee, perché non mettono la videosorveglianza per risolvere il problema delle discariche abusive, come stanno facendo comuni come Ciampino e Fiumicino e l'hanno installate. Ho fatto notare questa cosa a dei consiglieri, quindi questo sicuramente è un amico che ha votato anche le 5 Stelle, dice, ma non mi rispondono. Allora, videosorveglianza... sarebbe già qualcosa in più, non c'è una misurazione di ARPA, questi poi sono i fatti, no Roberto, e poi ci salutiamo. Certo, sono dei fatti, comunque ecco qui sottolineo anche il discorso telecamere, le mise e la forestale sono durate come un gatto sulla cassa quando attraversa la strada, quindi è proprio la mancanza del controllo, perché i vigili urbani da soli così non possono far nulla. Via Salviati ad esempio all'esterno è ridiventata una discarica enorme, sta riprendendo le sembianze di prima. E un pezzettino l'abbiamo visto anche nel tuo video che hai messo poco fa, un pochino l'abbiamo visto. Che cosa dobbiamo fare più? È questo che ci chiediamo, fermo restando, e io lo faccio come appello pubblico, io invito proprio tutti i cosi, voglio dire, i simpatizzanti del 5 Stelle di astenersi da parolacce ed offese, perché questo chiaramente questo Roberto devi essere superiore, guarda, perché c'è una parte piccola di persone che non gli interessa ragionare, sono lì solo per colpire violentemente, quindi sii superiore, grazie come sempre per quello che fai e che fate, grazie, un saluto. Grazie a te Andrea, a voi buon lavoro, grazie ancora. Ecco, era il minimo che potessimo fare, insomma, dare voce anche a Roberto Torre, abbiamo con rispetto insomma ascoltato e ogni giorno lo facciamo passo passo, quelli che sono i provvedimenti che prende questa amministrazione, abbiamo dato molto spazio alla spiegazione del superamento dei campi rom, così è stato presentato il piano da Virginia Raggi, ma noi qui daremo sempre spazio pure ai cittadini, assolutamente questa è la nostra priorità. A proposito di incendi, purtroppo, dunque, cosa è successo stamattina? Lo prendo in questo caso dal Messaggero, Marco De Risi scrive un incendio scoppiato intorno alle 9, mancava questo, no? Il deposito camper in via del Flauto, qui siamo a Grotta di Gregna, periferia orientale di Roma, sarebbero 22 mezzi distrutti, 3 quelli danneggiati, oltre a una barca, ma non si segnalano feriti. Nell'area sono sentite diverse esplosioni, ormai sono talmente tanti fuochi, no? Che uno non capisce, dice, ma che è successo stavolta, una discarica, un camper, un deposito, ama, no? Vabbè, comunque un'altra telefonata...